Raffaele Porta, presidente dell'Osservatorio Euro Mediterraneo e del Mar Nero. Salve, buongiorno. In un'ottica di integrazione e cooperazione degli Stati europei, qual è stato il ruolo della CEE prima e dell'Unione Europea adesso? Beh, è stato un ruolo importantissimo e che si è sviluppato nell'arco ormai di quasi 60 anni, perché se ricordiamo la data del 9 maggio del 1950, che è un po' la pietra miliare dell'inizio di questo percorso, di questo cammino, e sono passati ormai 59 anni, da quando appunto Schuman, il ministro degli esteri francese, convocò quella famosa conferenza stampa al Ministero degli Esteri in quel pomeriggio del 9 maggio del 50, in cui propose con la sua dichiarazione di creare un'autorità sovranazionale che gestisse le risorse che in quel momento erano importantissime, l'acciaio e il carbone, e che prevedevano un'autorità sovranazionale di gestione che quindi potesse impedire a Francia e a Germania di ricominciare il cammino penoso di una guerra. Da quel momento sono passati 59 anni, l'Europa, con la dichiarazione di Schuman a cui aderirono i primi sei paesi, tra cui l'Italia, è cresciuta di anno in anno, fino a qualche anno fa, quando gli ultimi due paesi, Romania e Bulgaria, hanno aderito all'Unione Europea. E oggi siamo una famiglia di 27 paesi, 27 popoli, tante lingue l'una diversa dall'altra, tante culture, ma tutti europei. E non è finita qui, è un cammino che dura da 59 anni e che noi dobbiamo cercare di fare in modo che continui con l'adesione di altri popoli, di altri paesi, che tra l'altro bussano alle nostre porte, e sappiamo quali sono, a cominciare dalla Croazia, la Turchia, i paesi dei Balcani, dell'ex Jugoslavia, la Serbia, la Bosnia, l'Albania. E fare più Europa, accrescere il numero dei paesi, non è soltanto un fatto quantitativo, è anche un fatto soprattutto qualitativo, perché noi abbiamo un dato di fatto. Il dato di fatto qual è? È che sul terreno europeo dei paesi che hanno aderito all'Unione Europea in questi 59 anni, in questo periodo non c'è stata guerra. Non c'è stata guerra, abbiamo avuto la guerra dei Balcani, ma appunto l'ex Jugoslavia non faceva e non fa ancora parte, tranne la Slovenia, dell'Unione Europea. Ma significa che questo meccanismo ha garantito la pace per un periodo lunghissimo. La mia generazione, io sono nato negli anni del dopoguerra, del dopo Seconda Guerra Mondiale, non ha mai conosciuto la guerra, non ha mai visto la guerra nelle nostre terre. E allora è un meccanismo che funziona, perché è un meccanismo basato sulla cultura, sulla cooperazione, sullo sviluppo e sull'innovazione. È una culla di cultura, il vecchio continente, che ha trasformato la cultura in politica. E quindi dobbiamo andare avanti su questa strada, il vecchio messaggio di Schuman, di Monnet, di Spinelli, dei primi europeisti, ha avuto successo, e quindi noi dobbiamo fare in modo di trasmettere alle nuove generazioni questo messaggio, perché è un messaggio di sviluppo e di pace.